Una vita intera? È questa la risposta ricorrente alla domanda da quanto tempo si dedica alla lavorazione della paglia? Già, perché quella dei maestri della paglia è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione e tutti, bene o male, a Foglianise, già da bambini hanno vissuto il primo approccio alla costruzione dei carri di grano in onore di San Rocco. Poi, questa passione, mossa da un forte sentimento di fede, è stata insegnata ai figli e ai nipoti e così via. Curiosando tra i preparativi, ci siamo fermati nel laboratorio degli amici del Trescine. Ecco cosa ci hanno raccontato sul lavoro che stanno portando a termine. Niente, si fa una struttura di legno di base e poi si riveste di paglia. Adesso è proprio il periodo in cui tutti si dedicano a questo lavoro. Però la lavorazione in se stessi si può dire che si tramanda da un anno all'altro, perché anche d'inverno si intreccia la paglia, naturalmente chi ha il tempo di poterlo fare. Quindi è una cosa continua. Certo, ci vuole pazienza e impegno, perché sennò è difficile poter realizzare il lavoro. Ci vuole effettivamente, no, non diciamo una capacità particolare, perché ognuno mettendosi riesce ad impararsi, però ci vuole la costanza, la pazienza. Insieme ad Antonio c'è anche la signora Cosimina. A lei chiediamo quanto tempo dedica alla costruzione del carro. Non è che sono giorni interi, a ore, oltre un mese mettiamo, che cioè iniziamo a fine giugno quasi, siamo a luglio e agosto, 2 mesi e mezzo facciamo un lavoro per la paglia. E così, ora dopo ora, giorno dopo giorno, il tempo trascorre in compagnia per gli amici del Trescine e Scooby-Doo dopo Scooby-Doo, treccia su treccia, intreccio su intreccio, il carro si avvia a sfilare lungo le strade del paese il 16 di agosto.